Ciao amiche di filo, benvenute nella mia stanza del cucito. Oggi vi propongo il tutorial per realizzare questo multitasche da appendere. È veramente utilissimo perché, come vedete, potete inserire all'interno un certo numero di oggetti. Ovviamente questi sono puramente casuali. Vedete, sul retro si presenta in questo modo. In alto si sgancia e si può quindi agganciare anche dove non c'è un vero e proprio gancio per appendere, ma dove possiamo, per esempio, ci sono delle parti chiuse. In particolare la possiamo regolare anche di lunghezza e mettere sul sedile posteriore dell'auto, attaccate quindi al poggiatesta del sedile davanti. In questo modo possiamo, durante il viaggio, avere a disposizione i nostri piccoli oggetti, che per l'appunto possono essere gli occhiali, il telefonino e quant'altro. Mostro quindi quanto è facile realizzarlo. Allora, per realizzare la parte anteriore del pannello ho preparato un pezzo di tessuto di 34 x 80 cm. La parte posteriore invece sarà di 34 x 40 cm. Ecco qui ho preparato un tessuto abbinato con il primo e un'asta di legno che servirà per dare rigidità alla parte alta, che è di 30 cm. Userò questo nastro per appenderla e metto questo anello, che è quello dei portachiavi per intenderci, perché non mi piaceva la chiusura in plastica che ho utilizzato nell'altro portaoggetti. Prendo il tessuto di 34 x 80 cm, lo posiziono per bene. Se ha un disegno orientato, lo consideriamo che questa sarà la parte alta del pannello, quindi nel mio caso sarà così. Vado a misurare dal bordo in alto a 10 cm, metto una marca e poi a 30 cm metto un'altra marca. Fate questa operazione con cura e la ripeto anche su quest'altro lato. Allineo per bene a 10 e a 30 cm. Vi ripeto, sto utilizzando una penna cancellabile. Ora piego il tessuto qui dove ho fatto la marca a 30 e la vado a posizionare dove avevo fatto la marca di 10 e fermo con gli spilli. Fate attenzione che anche qui il tessuto deve essere ovviamente diciamo allineato. Ora vado qui in basso. Ora misuro qui in basso prima 13 cm e poi 33, quindi arrivo fino a 33. Fate con cura anche di qua, prima 13 e poi 33 cm. Allo stesso modo ripiego il tessuto su questo punto e questo punto e lo vado poi ad allineare con questo. Ed anche in questo caso sistemo per bene e fisso con gli spilli. Questo è 40 e questo è 40. Perfetto, la larghezza ovviamente è rimasta la stessa. Ora utilizzo il ferro da stire per appiattire il tutto per bene e togliere quindi anche i segni che ho fatto con la penna cancellata. Stirato per bene con il metro, vado a segnare qui sulla tasca. Vedete, questa si è formata una tasca. Andiamo a segnare proprio la metà. Quindi, nel mio caso, 7,5. Mi abbasso con il metro e faccio ancora 17,5 e vado a segnare così. Vado a individuare qui invece in tre parti, quindi prendo questa, ma ovviamente le tasche le posso fare, posso decidere io le dimensioni delle tasche anche in funzione degli oggetti che dovrà contenere. In questo caso farò 10, 10, quindi ne faccio due di 10 e una più grande al centro.
Allora, quindi decido io in maniera autonoma come voglio fare le tasche. Qui ne faccio due e qui ne faccio tre e decido la larghezza, ovviamente. Se voglio fare anche quella per la penna più piccola, ecco, mi metto a tre, tipo 3 centimetri e gli lascio proprio il posto per alla macchina da cucire. Effettuo una cucitura con il punto dritto, con il punto dritto e con il punto dritto, con l'accortezza di fare più passaggi per fermare bene il punto in alto, perché poi sarà la parte della tasca che viene più sollecitata. Tutti questi fili. Ora, amiche, con il ferro da stiro elimino questi segni che avevo fatto con la penna. No, nella parte alta e vado a misurare 4 centimetri su un lato da questo punto e 4 centimetri e da questi punti vado ad applicare il nastro. 4 centimetri e vado a prendere questo qui per fare la mia asola, saranno circa 12 centimetri, infatti 12 centimetri, e li vado a posizionare in questo modo, inserendo però all'interno l'anellino, anche se questo si può inserire successivamente perché ha l'apertura e fisso con lo spillo. Cerco di metterlo bene allineato. Poi faccio un pezzo abbastanza, diciamo, lungo in base alle mie esigenze. Nel mio caso sarà circa mezzo metro, però questa lunghezza ovviamente la potete adattare alle vostre esigenze. La vado a posizionare qui su questo punto. Cosa importante, adesso inserisco questo nastro all'interno di una tasca per evitare che diciamo vada ad intralciare i passaggi successivi. Attuare una cucitura con il punto dritto e con il punto dritto all'unico scopo di poter togliere questi spilli e lavorare agevolmente. Faccio inoltre una cucitura solo su questi lati per poter fissare bene le tasche e anche in questo caso non avere problemi successivamente. Ora, ho fatto queste cuciture laterali senza fermare il punto perché tanto servono solo per tenere ferma la tasca ed ho fissato qui in alto questi due laccetti e anche in questo caso vado a togliere gli spilli. Ovviamente elimino tutti questi fili qui in eccesso che mi vanno un attimino a sporcare il lavoro. Togliamo tutti gli spilli e ora assembliamo. Metto sul piano il tessuto che andrà sul retro mettendo il dritto verso di me, quindi sarà il pezzo di 34 x 40 centimetri. Sistemo questo che ho appena preparato mettendo dritto su dritto. Faccio coincidere perfettamente. Ora sistemo tutto per bene con gli spilli, posiziono, mi raccomando, fate attenzione a questo, altrimenti non viene poi un lavoro bene finito. Allora, ora prendendo una squadra andiamo sostanzialmente a tracciare. Ah, fate bene attenzione a mandare il gancetto all'interno. Fissiamo per bene. Ora, con in questo caso non è necessaria neppure la penna cancellabile, andiamo a tracciare qui dall'alto ad 1,5 cm una linea di qua e di qua. E andiamo sostanzialmente a tracciare una linea. Dobbiamo ecco qui. Ora a 3 centimetri da questa, ovviamente questa seconda linea che io vado a tracciare dipenderà anche dalla piccola asta che vado a inserire all'interno. In realtà 3 centimetri per me sono pure troppi, posso fare tranquillamente 2 centimetri.
Però, come vi ripeto, adesso la seconda linea che vado a tracciare dipende dalla dimensione della, più che altro dal diametro, perché dovrà essere inserito poi all'interno questo. Quindi, ecco, poggiate la vostra, asticella che avete qui e vedete più o meno, deve rimanere un po' di spazio per poter entrare. Quindi, nel mio caso, lascio 2 centimetri, ma se avete il dubbio, lasciatene 3, poco male, insomma, non succede nulla. E tracciate un'altra linea parallela, ovviamente, a quella che avete appena tracciato. Portatela fino in fondo. Ora tracciamo qui tutto attorno a 2 centimetri dal bordo una linea. Bastano 2 punti per tracciare una linea, eh? Questo ricordatevelo sempre, se è una linea dritta, 2 punti sono più che sufficienti. Tracciatelo dall'alto al basso. Avrei potuto lasciare un margine anche minore, però per compensare qualche piccolo, diciamo, errore di taglio che ho fatto, metto a 2 centimetri. Vedete, 2 punti, per 2 punti passa una linea, una retta, quindi ho comunque tracciato una linea tranquillamente. Qui in basso c'è una corrispondenza abbastanza precisa, quindi posso lasciare tranquillamente 1,5 cm, ma se per voi non è molto preciso, anche in quel caso lasciate 2 centimetri, quindi vado ad unire questi 2 punti. Ora alla macchina da cucire effettuiamo tutta questa cucitura sulla prima linea che abbiamo tracciato in alto e poi tracciamo, andiamo a cucire partendo qui dall'angolo in alto. Tutta questa cucitura e ci muoviamo fino a metà dell'apertura. Qui lasciamo 15 centimetri di apertura avanti e indietro, continuiamo e ci fermiamo però. Allora, ci fermiamo qui, non arriviamo fino in alto, quindi lasciamo un'apertura. Allora, sono partita da qui fermando il punto, ho fatto tutta la linea in alto e poi sono scesa giù qui. Qui ho rifermato il punto, dopo circa 10 centimetri ho rifermato il punto, sono salita verso l'alto e mi sono fermata proprio qui dalla prima linea che ho incontrato. Ora elimino gli angoli. Ed dall'apertura in basso vado a risvoltare. Qui in basso vado a sistemare per bene, ovviamente mi aiuterò anche con il ferro da stiro e metto uno spillo. Se gli angoletti non sono usciti bene, aiutatevi anche con uno spillo. Mi raccomando, fate attenzione a non prendere una certa quantità di tessuto, altrimenti si rompe. Ecco qui. Ora considerate qui è chiuso, qui invece è rimasta l'apertura per poter inserire l'asticina che vi dicevo prima, ok? Questa andrà in alto per far sì che non si afflosci sostanzialmente. Prima di inserire questa, però, utilizzando sempre la penna cancellabile, vado a tracciare qui in alto, stirate prima casomai, ma qui in alto vado a tracciare i miei 2 centimetri che avevo lasciato anche all'interno. Quindi traccio, mi metto qui 2 centimetri. 2 centimetri ed ora traccio questa linea. Ecco okay. Fissate bene con qualche spillo ed ora alla macchina da cucire effettuate la cucitura avanti e indietro dritto e avanti e indietro qui. Facciamo inoltre questa cucitura qui in basso.
Allora, ho realizzato questa cucitura qui, ovviamente fermando il punto, e qui in basso pure ho effettuato questa cucitura il più possibile vicino al bordo, proprio per chiudere l'apertura che c'era in basso. Ora con il ferro da stiro, anche tiepido, lo passiamo qui e viene eliminata questa linea che ho tracciata, perché altrimenti rimarrà, e vado ad inserire quest'asta qui, che rimarrà, vedete, proprio all'interno. Ora con un punto nascosto vado a chiudere questa apertura. Veramente si fa in un attimo, fermate il punto. Pannello porta oggetti è pronto. Io devo dire che è molto molto carino. Nel mio caso, che ho utilizzato questo, lo andrò a fissare e vado sostanzialmente a fare poi semplicemente un nodo in questo modo. Si vedrà così, ok? E niente, pronto quindi per i miei oggetti, i miei oggettini da inserire all'interno. Amico, amiche, se questo progetto vi è piaciuto, cliccate like, condividetelo, iscrivetevi al canale. Io vi saluto, vi abbraccio, al prossimo tutorial.